Tutti e benvenuti. Questa sera abbiamo il piacere di avere fra noi il dottor Massimo della Valle, diciamo Massimo è anche accademico dell'Accademia dei Lincei e poi è direttore della ricerca dell'Osservatorio di Capodimonte a Napoli, Istituto Nazionale di Astrofisica. E questa sera ci presenterà una bellissima conferenza che parla proprio della luce e poi ci parlerà anche di tante altre belle cose in fondo, amici, con voi, anche di quella bella poesia che hai fatto, se me ne hai fatto prima. Bene, parti Massimo, grazie. Ok. Allora, innanzitutto grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito al quale ho aderito con entusiasmo, è la mia seconda volta che vengo qui. Per mettermi in pari con le volte che mi avete invitato a cena, perché eravamo 2-1, adesso così stasera siamo 2-2. Mi dispiace non essere con voi il 1° dicembre, che mi è stato detto, ma ho un altro impegno da un'altra parte. Insomma, ecco. Bellezza della luce perché? Perché un anno fa sono stato, come dire, ma veramente ho dovuto convincermi a scrivere un breve saggio sulla luce. Io mentre scrivevo volevo intitolare, poi alla fine mi sono accorto, questo è l'elogio dell'oscurità. E tutto nasceva dalla riflessione che noi per guardare il cielo, dov'è che costruiamo i telescopi oggi? Nei grandi deserti del Cile o in cima ai vulcani spenti delle Hawaii, lontani dalla light pollution, dall'inquinamento luminoso. Quindi, per osservare la luce delle stelle, abbiamo bisogno dell'oscurità. E allora, ecco che vedete che l'oscurità, pensate a quando si dice le tenebre dell'ignoranza, oppure la luce del sapere. In realtà, luce e oscurità diventano complici perché una ha bisogno dell'altra per trasmettere, mi riferisco alla luce, l'informazione. Informazione che noi trasformiamo poi in conoscenza. La luce ancora oggi probabilmente porta circa l'80% dell'informazione astrofisica, ma a partire dal 1987, quando sono stati rivelati i neutrini dall'esplosione della supernova 1987A, e nel 2015, quando sono state rivelate le onde gravitazionali, ecco, quindi negli ultimi 30 anni sostanzialmente i vettori di informazione sono aumentati, la luce non è più da sola, ma dobbiamo considerare neutrini, onde gravitazionali, poi possiamo parlare anche dei raggi cosmici e delle meteoriti, ma questa è un'altra cosa. Ma ovviamente non vi parlerò stasera né di gravitational waves né di neutrini. Luce perché? Ho pensato, e anzi pensateci anche voi, quante volte in una settimana vi capita di dire: alla luce dei fatti, alla luce del sole, dare alla luce, far luce su, gettare luce su, la luce perpetua, le luci della ribalta, essere la luce degli occhi, mettere in buona luce, mettere in cattiva luce, portare alla luce, mettere in piena luce, ricevere la luce, vedere la luce, venire alla luce, forse la cosa più importante, la luce della conoscenza. Qual è un'altra parola che noi citiamo costantemente, non dico quotidianamente, ma quasi. E questa cosa fa riflettere. E una risposta ovvia che poi emergerà durante le cose che vi racconterò è che noi viviamo circondati dalla luce. Poi da un certo punto in poi viviamo anche circondati dall'oscurità, ma questo è un altro punto. Se volete, lo stimolo poi che mi ha fatto dire di sì all'editore Morellini per scrivere questo
breve saggio nasce da un incontro che io faccio raramente in una scuola del Bresciano, che è una scuola Montessori, perché non è il mio, diciamo, parlare a dei bambini non è una cosa semplice, e richiede uno sforzo notevole, perché bisogna farsi capire e trasformare concetti a volte un po' difficili in un modo accessibile, senza però perdere troppo, un po' si perde, ma troppo in rigore, per non diventare imprecisi. È una cosa che io lascio volentieri a chi è più bravo di me a fare queste cose. Però era un amico che ha la figlia lì, mi ha chiesto così, ho detto va bene. E io infatti ci avevo visto giusto, perché alla prima occasione, appena ho iniziato a parlare delle stelle, di come vivono, una bambina mi ha chiesto quando è nata la luce. Cioè, ragazzi, guardate che è certo che è una bella domanda, perché uno dice col Big Bang, no, lo vedremo fra un po', la luce emerge 380.000 anni dopo. Quindi il Big Bang non è vero che ha dato origine al tempo e alla luce, ma ha dato, se volete, origine al tempo. La luce è venuta dopo. Ma questo adesso, questo per dirvi da dove nasce questa, insomma, una serie di stimoli che ho raccolto, e dopo alla fine ho scritto quelle le cose che... Cos'è la luce? Cosa ci racconta? Queste sono le domande a cui stasera non credo che riuscirò a rispondere a tutte, ma che ho affrontato. Quanta ne produce? Quando è nata la luce? La domanda terribile. Luce e oscurità, chi è arrivata prima? Tempo e luce, la finitezza della velocità della luce fa una cosa, realizza una cosa straordinaria, che il mio ora non è il tuo ora. Cioè, sostanzialmente viviamo in un universo in cui è impossibile darsi degli appuntamenti, perché non riusciamo a metterci d'accordo su che ora è chi sta guardando l'orologio in quel momento. Cos'è la luce? Per migliaia di anni abbiamo avuto la risposta sotto gli occhi, ma non era facile penetrarla. Quando c'è un temporale, quando piove, appare l'arcobaleno. E che cos'è l'arcobaleno? L'arcobaleno ha avuto un'importanza fondamentale anche da un punto di vista, diciamo, non scientifico, anche religioso. Il mio arco pongo sulle nubi, adesso sarà il segno dell'alleanza tra me e la Terra, è il simbolo dell'alleanza fra Dio e i discendenti di Noè. Sancisce questa pace, dice: non inonderò più la terra attraverso il diluvio universale, e per sancire questo accordo io vi mando l'arco, lo firmiamo attraverso l'arco baleno. Quindi arco baleno, segno del patto tra Dio e l'umanità. Forse può essere questa una delle ragioni per cui le persone hanno sempre si sono accostate allo studio dell'arcobaleno con deferenza, perché c'era dietro un significato religioso. Naturalmente in altri posti, Irlanda, l'arcobaleno aveva anche un significato più leggero. In Irlanda una leggenda appunto narra che dove finisce un arcobaleno ci sia la pentola piena d'oro di un gnomo, che è lì a guardia del suo tesoro, perché sarà gnomo ma non è scemo, e di conseguenza lui sta lì dove c'è il tesoro. Quindi se in un prossimo futuro qualcuno vuole cercare un tesoro, aspettate il temporale, andate a vedere dove finisce l'arcobaleno nel bosco, e là dovreste trovare o il tesoro o lo gnomo o la guardia forestale, ma questo è un altro paio di maniche. Con l'arcobaleno si è cimentato anche Dante.
Dante, noi lo conosciamo, è divin poeta, ma era uno scienziato straordinario. Nella Divina Commedia ci sono più di 100 riferimenti astronomici. E lui che cosa dice dell'arcobaleno? È come l'aere quando è ben piorno, per l'altrui raggio che in si riflette, di diversi colori si mostra adorno. E come l'aere quando è ben piorno significa, e questo accade quando l'aria è carica di umidità, ben piorno significa carica di umidità. E per scrivere le cose che lui scrive, aveva ben chiaro quello che accade, e cioè, per l'altrui raggio, quindi il raggio proveniente dal sole, da una parte terza altrui, quando entra viene disperso dal, cioè, quando un raggio di luce passa da attraverso un mezzo disperdente, come l'acqua in questo caso potrebbe essere un prisma, noi oggi sappiamo, allora non lo si sapeva, che la luce bianca viene dispersa nei colori dell'arco baleno. Viene riflessa una prima volta sul bordo della goccia e poi viene rifratta la seconda volta quando esce dalla goccia. Questo fatto non era spiegato, ma era chiaro già ai tempi di Dante. Chi capisce che cosa accade in realtà, ci vogliono aspettare Newton. Ovviamente i colori dell'arco baleno e la luce bianca che viene, come dire, suddivisa nei colori fondamentali era cosa ben nota. Ma l'idea era, la luce bianca è la luce che viene dai cieli, siamo ancora, diciamo, le teorie scolastiche, l'impronta di Aristotele, anche se siamo nel 1680, si fa sentire. E quindi la luce bianca è una luce incontaminata che viene dai cieli perfetti. E perché diventa colorata? Ma per forza perché viene contaminata dai volgari mezzi terrestri, come appunto può essere l'umidità dell'atmosfera o un prisma di vetro. E Newton, da scienziato geniale, fa un esperimento semplicissimo per dimostrare che invece la luce bianca è fatta effettivamente dei diversi colori dell'arco baleno. E cos'è che fa? Fa passare la luce del sole in un prisma e quindi, diciamo, disperde la luce bianca nei colori dell'iride. Poi, sullo schermo, pratica una fessura e fa passare solo, come vedete in questo caso, la luce, la componente rossa. E dietro questo schermo mette un altro schermo per vedere cosa succede. Prima di far intersecare la luce rossa che è passata con il secondo schermo, frappone, vedete qui, un altro prisma. Ovviamente questo non è Newton, ma è l'analogo di Alberto Angela che sta facendo lo stesso esperimento. E l'idea è, se il prisma è un contaminatore di luce, lui contamina sia la luce bianca che la luce rossa, quindi dovrà contaminare anche la luce rossa. Quindi attraverso, quando la luce rossa selezionata dalla fessura interagisce con il prisma, dovrà proiettarmi sul secondo schermo una luce rossa in qualche modo contaminata. E invece
Newton osserva luce rossa. Quindi la fessura fa passare luce rossa, la luce rossa va attraversa un prisma e ottengo luce rossa. Fa lo stesso esperimento con tutti gli altri colori e ottiene sempre lo stesso risultato. La sua conclusione è che il prisma non aggiunge e non toglie nulla alla luce che lo attraversa. E quindi la luce bianca non è contaminata. La luce bianca è effettivamente formata dai diversi colori dell'arco baleno. E questa, capite che è un'esperienza, è un esperimento di una semplicità incredibile, perché mezzi disperdenti e schermi c'erano da centinaia di anni, ma c'è stata una persona sola che per primo ha immaginato di provare che il prisma non contamina in questo modo estremamente alla portata di tutti. Poi naturalmente, come spesso capita in scienza, c'era un suo contemporaneo, Christian Huygens, fondatore della teoria ondulatoria della luce, un fior di scienziato, e stiamo parlando di un grande, che però la pensava in modo, che pensava, scusate, ho messo una cosa, oltre alla questione appunto dell'arcobaleno e di riconoscere che la luce bianca è composta dai diversi colori dell'iride, Newton pensava anche che la luce avesse una natura corpuscolare, fosse fatta di corpuscoli. Poi questa cosa ha avuto seguito attraverso gli studi di Planck, eccetera, eccetera. E poi sappiamo che li chiamiamo quanti o fotoni. Huygens pensava una cosa diversa, anche perché in quegli anni la velocità della luce venne misurata per la prima volta. E quindi pensava che fosse la luce non fosse composta di corpuscoli, ma fosse un fenomeno di natura ondulatoria. Mi piacerebbe che questi due si incontrassero oggi e vedere le loro facce quando gli diremmo, potremmo dirgli, che avevano ragione tutti e due. Come è noto, oggi, con l'avvento della meccanica quantistica, è risultato chiaro che la luce ha questo comportamento ambivalente. Si comporta da onda o da corpuscolo a seconda del tipo di interazione che fa con l'osservatore, cioè con l'esperimento. Ovviamente sto andando, non vado troppo, come dire, perché se ci mettiamo a parlare di natura ondulatoria e corpuscolare della luce, parliamo solo di quello. La luce dei corpi celesti è il vettore più importante di informazione. Vi ho anticipato prima che adesso ci sono altri vettori come neutrini e onde gravitazionali, ma se ci pensate, tutto quello che noi sappiamo di una stella, quanto è grande, di cosa è fatta, che temperatura ha, con che velocità si muove. Tutto questo noi lo sappiamo dall'analisi della luce che questa stella ci invia. E guardate che cosa scriveva nel 1835, durante il suo corso di filosofia alla Sorbona, Auguste Comte, il padre del positivismo. A proposito di stelle, non saremo mai in grado di studiare in alcun modo la loro composizione chimica o la loro struttura. Non saremo affatto in grado di determinare la loro densità. Considero che qualsiasi nozione riguardante la vera temperatura media delle varie stelle ci sia per sempre negata. Questo cosa dimostra? Che i filosofi, in quanto a previsioni sbagliate, sono secondi solo agli economisti. D'accordo? Questo qui appare chiaro. Ovviamente adesso non voglio buttargli la croce addosso, perché Comte comunque era stato un grande filosofo,
Lui, proprio da positivista estremo, lui era convinto, non so se no, non l'ho scritto qua, ma l'ho scritto un'altra parte, che per poter determinare densità, temperatura, i vari parametri, le varie quantità fisiche che caratterizzano una stella, bisognasse andare sulla stella, prendere un pezzo di stella, portarla in laboratorio e fare le misure. Ora, è chiaro che sì, questo è la cosa che si dovrebbe che si dovrebbe fare, ma non si può, va bene? E 15 anni dopo, 14 anni dopo, Gustav Kirchhoff, chi è un po' familiare con la fisica, credo che qualcuno ci sia, le famose leggi di Kirchhoff, scoprì che la temperatura e la composizione chimica di un gas potevano essere dedotte dal suo spettro elettromagnetico anche se osservate da una distanza arbitraria. Un'emissione di black body, io posso studiarla e non è necessario che abbia il black body in laboratorio, ma semplicemente osservando la luce che ci invia. Con le stelle, proprio l'esempio più plateale di quello che vi ho detto, basta guardare i colori. Questa credo sia Albireo, una stella gialla e una stella blu. Stella gialla e stella blu hanno, ci danno subito un'informazione immediata. La stella gialla è più fredda della stella blu. Scusate, sì, giusto. Vabbè, qui è esattamente quello che vi ho appena detto, per cui semplicemente invece che Albireo, Betelgeuse e Rigel. Ma c'è di più, e questo lo dobbiamo a Fraunhofer. Se io analizzo la luce di una stella, facendo passare questa luce in un mezzo disperdente come faceva Newton, un prisma, io mi accorgo che appaiono delle righe. E la storia di Fraunhofer è una storia straordinaria, quasi da cartone animato di Walt Disney. Pensate, questo bambino di 11 anni, 12 anni, che rimane orfano, e inizia a lavorare come apprendista in una bottega di un vetraio. Un giorno la bottega ha quello che oggi potremmo definire, subisce un cedimento strutturale, crolla tutto. E crolla nel momento in cui sta passando a Straubing il futuro re primo, Massimiliano I, re di Baviera, quale chiaramente, essendo un nobiluomo, si sta spostando con un seguito importante, viene informato di quello che accade e scende, cioè esce dalla carrozza e inizia a dirigere le operazioni di soccorso, anche perché c'è una quantità a tutti i soldati con lui, e recuperano quelli che erano gli operai che erano rimasti sotto e Joseph anche. Il nobiluomo parla con questo bambino e si accorge di avere a che fare con un bambino fuori dalla norma. Quindi chiama il vetraio e gli dice: guarda, lui la mattina viene a lavorare da te, ma il pomeriggio lo mandiamo a studiare questo. Non preoccuparti per lo stipendio, perché poi tutti i salvi finiscono in gloria, e per lo stipendio ci penso io. Bene, pensate che questo ragazzino, dunque siamo nel 1787 più 11 fa 1798, va bene? Nel 1818 diventa il direttore dell'istituto dove era stato mandato da bambino a studiare, va bene? E lì comincia a fare un brevetto dietro l'altro. Chi ha la mia età più o meno, pensando a macchine fotografiche, a ottiche,
pensando a planetari meccanici di alto livello, pensa a che cosa? Pensa alle ottiche tedesche, pensa alla Zeiss. Ecco, il prima erano gli inglesi ad avere, diciamo, il monopolio e a essere considerati i migliori costruttori di ottiche in Europa. Grazie a Fraunhofer la Germania inizia a prendere il sopravvento a partire appunto dai primi dell'Ottocento. E lui cos'è che fa? Oltre che costruire nuovi tipi di vetro, quindi lenti più raffinate per intenderci, costruisce i primi spettrografi, con i quali gli astronomi iniziano ad analizzare la luce delle stelle. E vedete, ecco qua, che questi spettri contengono, possono presentare o delle righe, come ho fatto vedere prima, in assorbimento, che vedete, righe nere, o in emissione. Questo dipende dalla differenza di temperatura tra il corpo che illumina e il gas che eventualmente assorbe. Ma la cosa importante, rilevante per la questione del fatto che la luce è vettore di informazione, è che ogni elemento produce un insieme specifico di linee in assorbimento o in emissione. Sono come le impronte digitali. Se io misuro, per esempio, la riga in emissione o in assorbimento a 6563 angstrom, quella è una feature, è una caratteristica dell'idrogeno H-alfa. Se misuro una riga a 5007 angstrom, quella è una caratteristica dell'ossigeno terzo proibito. Non solo l'elemento, ma anche il suo grado di ionizzazione. Voi capite, adesso se pensate a Comet, poveretto, che lui pensava che oltre a che non si potesse né misurare la temperatura e neanche la composizione chimica, ecco la risposta. A questo punto la domanda successiva è: come si produce la luce delle stelle? Noi siamo abituati a pensare al Sole in questo modo, poi se lo guardiamo in radiazione ultravioletta cominciamo a percepire che non è proprio, è un gigante benigno, ma dal quale guardarsi con una certa attenzione, insomma, ecco, perché è violento. Ecco, qui questa è un'immagine di una protuberanza solare. E questa è la nostra scala. Viene da dire, per fortuna, che si trova a 150 milioni di chilometri di distanza. Come si crea la luce? Attraverso la fusione termonucleare dell'idrogeno. La scoperta è stata di Hans Bethe negli anni 30, ha ricevuto poi, anni 40 probabilmente, ha ricevuto il Nobel per la fisica negli anni, fine anni 60, primi anni 70. Quattro nuclei dell'atomo di idrogeno si fondono in speciali unità di peso atomico, diciamo 4.032, formano una particella, un nucleo di elio 4, una particella alfa, che pesa 4.0026 nelle stesse unità. Questo cosa significa? Significa che c'è un difetto di massa, cioè lo 0,7% della massa è sparita. Ma tutti voi sapete che non è che massa o energia spariscono, si devono convertire in qualcosa d'altro. Infatti la massa, l'apparente massa mancante, si è trasformata in energia attraverso la famosa relazione che tutti conoscono, perché l'ho vista anche scritta sulle t-shirt adesso. Poi magari uno non sa bene cosa sia E, cosa sia M, figuriamoci C al quadrato, però. E voi capite che una piccola quantità di massa moltiplicata per una C al quadrato, 299.792 km al secondo nel vuoto, produce una quantità di energia pazzesca. Quanta?
Beh, il Sole trasforma 4 milioni di tonnellate di idrogeno in elio ogni secondo e produce 4 per 10 alla 33 erg in un secondo, tanto poco. È 750.000 volte, quasi un milione di volte, il consumo di energia sul nostro pianeta. Viene prodotto dal Sole in un secondo. Quindi prendete tutta l'energia che produciamo, che consumiamo, che ci preoccupa tanto, con buoni motivi naturalmente, la moltiplichiamo per circa un milione di volte e quella è prodotta dal Sole in un secondo. Questo fa anche pensare che quando riusciremo, penso che questo sarà un progetto transgenerazionale, ma quando riusciremo a produrre sulla Terra energia attraverso i reattori a fusione, reattori nucleari a fusione, non a fissione come quelli che usiamo oggi, a fusione, avremo risolto un bel problema. Energia, praticamente, il combustibile è l'idrogeno, e l'idrogeno lo tiriamo fuori dall'acqua del mare, quindi ce n'è una quantità pazzesca, scorie radioattive nulla, e quindi sarà il grande passo in avanti. Confrontabile con le cose incredibili che abbiamo fatto negli ultimi 100 anni. Pensate oggi a un mondo senza aeroplani e senza le telecomunicazioni. Aeroplani, viaggi e telecomunicazioni hanno cambiato la faccia al mondo. E quando produrremo energia come fanno le stelle, sarà una seconda o una terza rivoluzione. Chi produce la luce in gran quantità? Il Sole 4 per 10 alla 33. Ma noi sappiamo che nel cosmo esistono fenomeni più energetici. Uno di questi è le supernove, non capisco perché qui, eccola sì. Chi è astrofilo, se ha mai cercato una supernova e ha avuto anche la fortuna di provarla, avrà visto una cosa di questo genere. Una galassia, alcune migliaia di galassie oggi, ogni notte vengono monitorate, ma tipicamente quando la ricerca è amatoriale vengono monitorate galassie abbastanza grandi, vicine, e quando si è un po' fortunati all'improvviso c'è una stella in più, che non è una stella che nasce come si pensava 120 anni fa, ma una stella che muore. E cosa provoca l'esplosione di una supernova? E questa è una cosa interessante. Abbiamo visto che il Sole, per esempio, trasforma l'idrogeno in elio. Ma fatto questo, siccome il Sole è piccolino, non andrà avanti. L'elio è il prodotto finale. Espellerà gli strati superficiali e il nucleo collasserà in una nana bianca. Chi osserverà il sistema solare, il nostro sistema solare, da fuori, fra 5 miliardi e mezzo di anni, osserverà una nebulosa planetaria. Stelle più grandi, almeno 8 volte la massa del Sole, riescono a trasformare l'elio in carbonio e ossigeno, il carbonio in neon magnesio, l'ossigeno in silicio, zolfo e così via. Cioè, questa è la frase che forse potete portarvi a casa. La cenere di una reazione nucleare diventa il combustibile della reazione nucleare successiva. Questo è straordinario. Ovviamente a ogni passaggio l'efficienza di queste reazioni nucleari diminuisce. E le reazioni nucleari sono la ragione per cui una stella non collassa su se stessa,
Perché il Sole esiste da 5 miliardi di anni? È una palla di gas che pesa 2 per 10 alla 33 grammi, 2 per 10 alla 27 tonnellate, una roba pazzesca, e per gravità dovrebbe collassare su se stessa. Ma le reazioni termonucleari nel nucleo, che trasformano l'idrogeno in elio, producono energia, calore, e quando io scaldo un gas, il gas tende a espandersi. Ed ecco quindi che c'è questo equilibrio tra gravità e calore prodotto dalle reazioni termonucleari al centro, che stabilizza la stella. Quindi il Sole sta facendo così da 5 miliardi di anni e farà così per altri 5 miliardi di anni. Le stelle massicce, quando finiscono l'idrogeno, cominciano a bruciare l'elio, che trasforma in carbonio, ossigeno e via dicendo. Le reazioni termonucleari successive al bruciamento dell'idrogeno sono reazioni poco efficienti, quindi avvengono con un ritmo sempre più rapido. E fino a quando? E fino al ferro. Scusate. L'ultima reazione, che avviene qui, vedete, mi sono fermato al ferro, è la fotodisintegrazione del ferro. Questa reazione, contrariamente a tutte le precedenti, che sono esoenergetiche, quindi producono energia in grado di contrastare la gravità, che tenderebbe a far collassare la stella, questa reazione è endoenergetica. Per avvenire ruba energia alla stella, che figuriamoci, ne aveva di bisogno per contrastare la gravità, e questa reazione porta via energia, e questo quindi accelera il collasso. Adesso ve l'ho fatta un po' breve, ma diciamo che a seguito di questo collasso la stella esplode. Perché è importante quello che vi ho raccontato fino adesso? Perché uno dice, vabbè, da un punto di vista scientifico, per chi è appassionato di astrofisica, può essere una cosa interessante. E tutto quello che vi ho raccontato fino adesso invece è rilevante per la nostra vita qui sulla Terra. Quanto tempo ho? No. Allora, il Big Bang ha prodotto idrogeno, elio e un po' di litio, che ha prodotto anche del deuterio, ma il deuterio è un isotopo dell'idrogeno, quindi idrogeno, elio e un pochino di litio. Però sulla Terra esistono 92 elementi naturali. E da dove vengono? Il Big Bang non li ha prodotti. Io sono fatto al 60% di acqua, 60-65% di acqua, quindi sono fatto di idrogeno e ossigeno. E l'ossigeno di cui sono fatto, da dove deriva? Ecco, vedete adesso? Adesso io, uno dice, che cosa fa? Bevo un bicchiere d'acqua, giusto? È un gesto banale. Pensateci, adesso io ho bevuto idrogeno e ossigeno, siamo d'accordo? L'idrogeno che ho bevuto viene direttamente dal Big Bang. E l'ossigeno che ho bevuto viene direttamente da quella slide che ho fatto vedere prima, cioè dall'evoluzione stellare, dalle stelle che lo producono al loro interno, e quando esplodono come supernove, rimettono in circolo il gas arricchito, che poi collassa su se stesso, forma nuove stelle, però non più fatte solo di idrogeno, elio, ed elio e un pochino di litio, ma fatte di idrogeno, elio, litio, berillio, carbonio, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi anche i pianeti che poi si formano attorno a queste stelle sono ricche di questi elementi. Va bene, quindi domani quando siete a pranzo e bevete acqua, pensate a quello che state facendo, che è una cosa, quasi un rito, una cosa sacra. State bevendo Big Bang ed evoluzione stellare simultaneamente. Comunque Massimo, l'idrogeno è riciclato. È sempre quello. È quello,
da là, sì, sì. Adesso quello che tu hai bevuto domani non è di circo e poi andrò a vedere. Ma, sì, ma io ho detto, ma l'origine è là, è là. E l'ossigeno invece non origina là, quello è tutto. Eccolo qua, questo è quello che vi ho raccontato, il Big Bang che produce idrogeno, elio e litio, poco litio. Le prime stelle massicce, no, quelle piccoline no, ma le prime stelle massicce formano tutti gli elementi fino al ferro. Poi la stella esplode, gli elementi fino al ferro quindi vengono rimessi in circolo. Quando questo gas collassa su se stesso, forma nuove stelle e nuovi sistemi planetari. Questa volta ricchi di materiali pesanti, che sono quelli indispensabili per la vita. Quindi, mi piace questa immagine perché questo è l'araba fenice. Le stelle incarnano perfettamente il mito dell'araba fenice. Perché? Perché risorgono dalle loro ceneri. Ma non solo, risorgono dalle loro ceneri, però cambiandole un pochino rispetto alle ceneri iniziali. E la mia riflessione è, in modi ancora sconosciuti, il nostro piccolo pezzo di universo si è trasformato in vita. Vita intelligente che studia l'universo attraverso i telescopi. Quindi noi non siamo spettatori di questo spettacolo, cioè noi non è che stiamo guardando il cielo è là, l'universo è là e noi siamo qua, no. Noi, come diceva Carl Sagan, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle. Quindi noi siamo parte di questo universo. E il fatto quindi che noi si guardi e si studi l'universo mi fa pensare, ma è abbastanza semplice, che di fatto noi siamo gli occhi attraverso i quali l'universo osserva se stesso. Io trovo questa cosa, no? Dell'universo che osserva se stesso, che ha trovato il modo di osservare se stesso, la trovo straordinaria, cioè emozionante. Ora, c'è un punto che ho affrontato nel saggio, e che uno dice, ma la scienza toglie la poesia? E io quando leggo una lirica di Dino Campana, e ho riportato solamente, le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto, voglio dire, per scrivere una cosa di questo genere devi avere una sensibilità, una creatività che solo pochi hanno. È un dono proprio. Richard Feynman, premio Nobel per la fisica, lui contesta un po' l'idea che la scienza uccida la poesia. E proprio riguardo, pensate a quello che vi ho raccontato fino adesso, riguardo al fatto che una supernova esplode dopo aver formato gli elementi su cui è basata la nostra vita. E quindi Feynman dice, i poeti dicono che la scienza rovina la bellezza delle stelle, riducendole solo ad atomi, ad ammassi di atomi di gas. Solo. Anch'io mi commuovo nel vedere i bottoni di madreperla e che appunto che la sera usa per vestirsi di velluto. Ma io come scienziato vedo di meno o di più del poeta. La vastità dei cieli sfida la mia immaginazione. Attaccato a questa piccola giostra il mio occhio riesce a cogliere luce vecchia di un milione di anni. La mia sostanza è stata espulsa da qualche stella dimenticata come una ora che sta esplodendo lassù. Nel 1998 con un collega dell'Università della California di Santa Cruz, Piero Madao, e un italiano che lavorava, che adesso non ancora più, a Space Telescope,
e l'altro italiano che faceva parte del team di Permuter, Nino Pagagia, abbiamo calcolato quante sono le supernove che esplodono nell'universo ogni secondo. E uno dice, ma ogni secondo, nella nostra galassia è 400 anni che non si vede una supernova esplodere a occhio nudo. Si stima che ce ne siano circa 2 per secolo nella Via Lattea e che negli ultimi 400 anni non si siano osservate semplicemente perché sono scoppiate dall'altra parte rispetto al bulge della galassia e quindi non si sono viste. Ebbene, se uno fa il conto per bene, l'universo è così grande che ne esplodono circa 5 al secondo. In un giorno ci sono 86.400 secondi, per cui 5 per 8, 40, sono 240.000 supernove che esplodono ogni giorno. Da noi nella nostra galassia 2 ogni 100 anni, contro 5 al secondo. Questo è un altro modo di vedere quanto l'universo è grande. Ecco, allora, sapere il concetto è saperne qualcosa non distrugge il mistero, perché la realtà è tanto più meravigliosa di quanto potesse immaginare nessun artista del passato. Ecco quindi che, come dire, se prendiamo, se non ci limitiamo a parlare di scienza solo attraverso le formule, ma utilizziamo le formule per poi derivare, e le osservazioni del telescopio naturalmente, per derivare dei concetti profondi, ecco che diciamo, non c'è una contraddizione tra poesia e scienza, sono due realtà che convivono perfettamente. Le fabbriche di luce. Qui utilizzo una poesia di Primo Levi, Le stelle nere. Primo Levi era un chimico che si deve laureare in chimica quando le leggi razziali in Italia sono già state promulgate. Quindi non gli è stato facile per lui trovare un relatore di tesi. E chi gli fa da relatore di tesi? Il professor Niccolò Dalla Porta, che è un astrofisico. Questa cosa è stata detta da Niccolò Dalla Porta solo dopo che Primo Levi, dopo aver scritto la sua opera principale, che è la tavola degli elementi, insomma, tavola periodica, nomina il professor Dalla Porta, credo quando parla del potassio, ma adesso questo è irrilevante. Tutto questo per dirvi che probabilmente Primo Levi quindi ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dell'astronomia, dell'astrofisica. E quando negli anni 70 legge sulle scienze un articolo dedicato ai buchi neri, ne rimane entusiasta e scrive proprio una poesia. Io qui ho riportato alcuni passi. Quando faccio il corso di introduzione all'astrofisica, alla Scuola Superiore Meridionale a Napoli, introduco parlando di buchi neri, introduco l'argomento in questo modo, perché è una descrizione bellissima e completa. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia, cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati, esattamente questo.
Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La stessa luce ricade rotta del proprio peso. Perché? Perché è proprio così. La gravità è così forte che la velocità di fuga associata a un corpo di questo tipo è superiore, per la Terra è 11,2 km al secondo. Per oggetti di questo genere è superiore a 300.000 km al secondo e quindi la luce non può scappare fuori. E può quindi apparire strano che le fabbriche di luce più efficienti dell'universo in cui viviamo non sono le stelle, non sono le supernove, ma sono i buchi neri. Lui dice, ma se questi non fanno scappare fuori la luce, com'è che fanno a produrre luce? Noi dobbiamo immaginare a un black hole, io non credo esista un corpo celeste che non sia dotato di rotazione, magari esisterà, l'universo è così grande, ma diciamo è presumibile pensare, adesso si comincia ad avere qualche evidenza, che tutti i buchi neri ruotino. E quando un buco nero ruota, non dovete immaginare una sfera rigida che ruota in uno spazio vuoto. Dovete immaginare a una sfera rigida che ruota però in un budino. E quindi la parte, diciamo, del budino che è, come dire, che è prossima o addirittura attaccata alla superficie della sfera, cos'è che fa? Viene trascinata in questo movimento di rotazione. E la stessa cosa accade allo spazio che circonda il black hole. Il black hole ruota e trascina attorno a sé lo spazio. E tutta la materia che è qui attorno viene trascinata in questo movimento rotatorio, cioè viene comunicata a questa materia energia rotazionale. E voi capite che quando un oggetto è dotato di un'energia di movimento, poi è anche in grado di riemetterla, in tanti modi può farlo, per attrito, per impatto, se si muove in un campo magnetico, per sincrotone, se semplicemente se è una particella carica, preastrale, quello che tutti i meccanismi che potete immaginare. Ma l'importante è che ci sia una sorgente di energia, e la sorgente di energia è la rotazione del black hole. Si chiamano black hole di Kerr, Roy Kerr, è il matematico neozelandese che ha trovato le soluzioni per la relatività generale di un black hole ruotante. Ed è venuto anche due volte a Napoli. Mi spiace non avere qui, ma una bella fotografia in cui hanno fatto, mentre io non so adesso cosa gli stessi raccontando, ma ero così e lui che mi guardava, è stata messa, non so se su Mediaina o da qualche parte, ovviamente colleghi simpatici, dotati di senso dell'umorismo, hanno messo la caption sotto Massimo Della Valle mentre spiega a Roy Kerr come è fatto un black hole. Questa veramente non è talmente spiritosa che ha fatto ridere anche questo. Vabbè, insomma, e allora qui è per un po' riassumere il concetto che ho provato a raccontare adesso, che può apparire un po' nebuloso, fra 5 minuti smetto. Il black hole con l'orizzonte degli eventi che tutti conosciamo e la ergosfera, che è questa zona di spazio, vedete, questa, che viene coinvolta dalla rotazione.
Eccola qui. Quindi tutto quello che c'è qui dentro non è ancora, non ha ancora passato l'orizzonte degli eventi, perché una volta che è passato quello, allora finito, non c'è luce, non c'è energia, non c'è niente che venga fuori, se non la radiazione di Hawking, ma quella è altra cosa molto. Ma fin tanto che la materia è qui fuori ed è dotata di questa energia rotazionale, è in grado di produrre energia. E quanta è questa energia prodotta? Vi ricordate del 2017 la collaborazione Event e HT, Event Horizon Telescope, ha fatto la prima immagine dell'ombra, diciamo, del black hole, e quello, diciamo, è stato un passaggio epocale. Perché il black hole fino al 2017 era un concetto matematico, non era, si vedevano gli effetti prodotti da, ma non era mai stato osservato. Con quelle osservazioni il concetto matematico è diventato invece un corpo fisico da osservare e da misurare. E in quel caso, assieme a Fabrizio Tamburini, che è veneziano lui, adesso è alla Giudecca, e un collega svedese, Bo Tide, abbiamo utilizzato i dati della collaborazione che sono stati resi pubblici praticamente subito, per determinare lo spin del black hole. E abbiamo trovato adesso questo parametro qui 0,9, che si chiama parametro di Kerr per ovvie ragioni, corrisponde a una velocità rotazionale del buco nero pari al 40% della velocità della luce. Se fate i conti, questo è 10 alla 63 erg. Allora, ci ricordiamo, il Sole 4 per 10 alla 33 erg al secondo. In un anno vuol dire 4, circa, diciamo, circa 10 alla 40, 10 alla 41 erg. Vive 10 miliardi di anni, arriviamo a 10 alla 50 erg. Una supernova, 10 alla 53 erg in pochi giorni, poche settimane. E il 99% di questa energia è emessa sotto forma di neutrini. Qui è 10 alla 63 erg, è l'energia rotazionale associata allo spin del black hole. Quando mi chiesero appunto di esprimere un parere sulla misura che avevamo fatto, ho scritto: è una riserva di energia tra le più grandi che abbia mai osservato. Anzi, l'unica più grande che posso immaginare è l'energia che è stata prodotta durante il Big Bang. 10 a 63 erg è in grado di alimentare la luminosità di quasar più brillanti per centinaia di milioni di anni. Quindi adesso sappiamo come mai i quasar sono così brillanti. Vi chiudo con l'ultimo argomento. Non vi racconterò quando è nata la luce o se è arrivata prima la luce o l'oscurità, perché è troppo lungo, ve lo racconterò un'altra volta. Vi racconto invece i tempi della luce neanche. Questo. Sì. I tempi della luce. Perché i tempi? Ma perché il fatto che la luce abbia una velocità finita ha delle conseguenze. Per noi che ci muoviamo sulla Terra con velocità minuscole non cambia nulla. Che sia velocità finita o che sia velocità infinita, come pensava Aristotele o lo stesso Cartesio, non cambia nulla. Quando guardo la Luna, sì, no, la vedo esattamente com'è adesso, ma la vedo com'era come un secondo e mezzo prima. Già col Sole
sono 8 minuti e 20 secondi circa. E dice, ma più o meno, sì, più o meno, però quando io vedo il sole a tramonto, lui fisicamente è già sotto l'orizzonte, solo che io continuo a vederlo sopra perché guardo la luce che è partita 8 minuti prima che lui andasse sotto. Questa è stata probabilmente la prima delle rivoluzioni. La velocità della luce è un limite assoluto, un asintoto che non è disegnato negli assi cartesiani, ma è reale, caratterizza l'universo in cui viviamo. Anche le civiltà tecnologicamente avanzate che possiamo immaginare possano popolare galassie, la nostra galassia o altre galassie, devono sapere che la luce è un limite assoluto. E questa misura perché ho scritto che ha rappresentato un passaggio epocale? Perché ha segnato la fine del concetto di tempo universale. Tempo assoluto. Cioè, in altre parole, dati due eventi separati nel tempo, l'intervallo di tempo appunto che li separa è misurato essere lo stesso da tutti gli osservatori dell'universo indipendentemente dalla loro posizione. Con Albert Einstein questa idea del tempo assoluto viene accantonata, crolla completamente. Quindi il tempo è assoluto, il tempo è relativo, il tempo è stato inventato dalle fabbriche di orologi per venderne sempre di più, ma questo è un altro paio di maniche. Nulla viaggia più veloce della luce tranne le cattive notizie, questa mi è parsa simpatica e quindi l'ho inserita. Il tuo ora non è il mio. Ecco, la conseguenza secondo me più eclatante della finitezza della velocità della luce è il fatto che si perde il concetto di simultaneità. Ed è per questo che vi dicevo, viviamo in un universo in cui è impossibile darsi degli appuntamenti. Qui sulla Terra ci riusciamo perché stasera ci siamo dati un appuntamento qui alle 9, ma perché? Perché ci muoviamo in autostrada a 120 km all'ora. Cioè, le cose più veloci che riusciamo a mandare nello spazio viaggiano a 11 km a secondo, 40.000 km all'ora, no, 300.000 km al secondo. Allora, partiamo proprio da una supernova. Immaginiamo la supernova esplosa nel 1987, nel febbraio del 1987. Esplode dove? Qui nella nube di Magellano. Io disto, noi distiamo, no? 150.000 anni luce. È la distanza tra la Via Lattea e la grande nube di Magellano. Quindi noi la vediamo nel 1987, ma lei era esplosa sostanzialmente 150.000 anni prima. 150.000 anni prima significa più o meno quando l'Homo sapiens inizia a muoversi, inizia, emerge qui sulla Terra. Quanto dista la galassia di Andromeda? Sostanzialmente 2 milioni e 200 mila anni luce. Probabilmente adesso c'è stato un piccolo aggiustamento, potrebbero essere anche 2 milioni e 400 mila, ma adesso ho scritto 2 milioni e 200 mila. E questo noi l'abbiamo visto sulla Terra il 23 febbraio del 1987. Allora adesso io mi chiedo, cosa se lì c'è la supernova che esplode nella grande nube di Magellano? Cosa osserva un astronomo che vive nella nube di Magellano? Diciamo alla sua periferia. Ma la sua periferia vuol dire la nube di Magellano è piuttosto piccola, quindi 4.000 anni luce. Noi, periferia nella nostra galassia vuol dire circa 50.000 anni luce. Di 4.000. Quindi la supernova esplode e lui la vede dopo 4.000 anni. Noi l'abbiamo vista dopo 150.000 anni. E chi
E l'astronomo che è sulla nube di Andromeda? Secondo voi? Sta, diciamo, sarà più o meno qui. Quindi se lui osservasse la nube di Magellano col telescopio, non vedrebbe la stella già esplosa, o non la vedrebbe esplodere, vedrebbe ancora il progenitore. Come peraltro abbiamo per caso fatto noi in quegli anni, cioè non io personalmente perché stavo studiando a Padova ancora in quegli anni, ma casualmente lo stesso campo era stato, come dire, studiato da un astronomo tedesco che voleva studiare le stelle giganti della nube di Magellano. E di conseguenza noi oggi sappiamo qual è il progenitore, cioè la stella che è esplosa. Ecco, questa immagine è stata fatta prima dell'esplosione. Oramai non possiamo più, evidentemente, osservare. Ma l'astronomo in Andromeda osserverebbe esattamente questa cosa, perché per lui la luce dell'esplosione è, cioè per lui, la luce dell'esplosione è ancora in viaggio e deve arrivare su Andromeda. Vi racconto un piccolo aneddoto che mi ha fatto ridere abbastanza a suo tempo. Voi sapete come avviene ogni due volte all'anno, come avviene la selezione dei programmi osservativi, due volte all'anno viene fatta la cosiddetta call e gli astronomi rispondono alla richiesta da parte dell'European Southern Observatory di sottomettere le proposte osservative. E poi c'è un comitato che le guarda tutte e, diciamo, seleziona, prende il miglior, penso, 20%, 30%, il resto viene escluso. E l'astronomo tedesco che studiava le giganti nella nube di Magellano, dopo l'esplosione dell'87A, ripropose la proposta un'altra volta. Se una persona ha avuto tempo in precedenza sullo stesso programma, deve dirlo e deve, diciamo, brevemente riassumere i risultati ottenuti. E qualche volta capita che tu hai avuto il programma approvato, ma quando sei andato a osservare in Cile era nuvolo e quindi non hai potuto fare nulla. Oppure vai giù e lo spettrografo o lo strumento che devi studiare, che devi utilizzare per qualche motivo tecnico, non funziona e quindi tu non puoi svolgere il tuo programma. E chi ha esaminato queste proposte mi diceva: mai nella mia vita mi era capitato di leggere che come motivazione dell'insuccesso del precedente rano osservativo era dovuto al fatto che la stella nel frattempo era esplosa. È stata una cosa incredibile. Okay. Comunque Massimo, quello che è straordinario, perché quando ha fatto quella foto lì, non c'è esplosa? No, aspetta, no, qui... Quando ha fatto quella foto... No, questa qui è pre-imaging. Sì, ma era già... Ah beh, certo, certamente, ovviamente, certo, no, noi non avevamo... Cioè noi non l'avevamo ancora vista, assolutamente, esplosa 150.000 anni prima, sì, chiaro, no, non è esplosa per noi, okay? Quindi allora capite, è esplosa per l'astronomo nella nube di Magellano, per noi non era ancora esplosa, ma in realtà lo era già, e adesso è esplosa sia per noi che per l'astronomo di Magellano, ma quello di Andromeda ancora non vede niente. Voi capite quindi che se uno dicesse: dove ci vediamo? Ma ci vediamo nella costellazione del Toro, quando esplode la supernova nella nube di Magellano, è ovvio che ci manchiamo. Come minimo quello di Andromeda non viene. Perché... Basta, io direi che... che se no andiamo per le lunghe...
fermo qua e se avete qualche domanda. Massimo, grazie. Si puoi parlare della tua ricerca con le onde gravitazionali, con l'espansione dell'universo, che per un po' non hai venduto, non hai vinto il nome? No, lascia stare, no. Due parole. Ve lo racconto un'altra volta. Allora. Due parole. Tu hai lavorato con... Sì, la situazione è questa. Quando studiavo a Padova c'erano sostanzialmente due modelli cosmologici che venivano insegnati. Quello in cui l'espansione viene rallentata dalla materia che è contenuta all'interno dell'universo a tal punto da fermarla e poi provocare l'implosione, il collasso, il Big Crunch, oppure sì, c'è materia all'interno dell'universo che produce gravità e che rallenta l'espansione, ma non ce n'è abbastanza per bloccarla, per fermarla. Quindi l'espansione continuerà rallentando, ma continuerà per sempre. Allora, due gruppi. Uno, il Supernova Cosmology Project, guidato da Saul Perlmutter, di cui facevo parte assieme a Nino Panagia, e l'altro, Brian Schmidt, con Adam Riess, l'IZ Supernova Team. E l'idea era di utilizzare le supernove di tipo primo A, che sono una particolare sottoclasse del grande zodele delle supernove, per misurare queste distanze cosmiche e determinare il rate di espansione dell'universo, in modo tale da discriminare tra i due scenari. E perché quel tipo di supernove? Perché queste supernove di tipo primo A sono delle candele standard. Cosa significa candele standard? Che quando esplodono emettono sempre la stessa quantità di energia. In realtà non è esattamente così, ma in prima approssimazione è così, e per correggere questa prima approssimazione c'è una certa, come dire, procedura da applicare. Faccio un esempio. Immaginate di essere al mare in una notte senza luna, quindi buio pesto. E sul mare vedete solo le barche dei pescatori. E ogni barca, voi sapete, ha l'obbligo di avere una luce a bordo. E se io vedo delle luci, qualcuna più debole e qualcuna invece più brillante. E se io vedo una più debole, posso dire che la luce più debole si riferisce ad una barca più lontana, e quindi io vedo la luce debole perché la barca è lontana? Non lo posso dire. Perché? Perché la luce può essere una barca vicina con una luce intrinsecamente debole, e invece più in là vedo c'è una barca più lontana ma con una lampada pazzesca che mi sembra, che quindi la vedo più brillante. Se però ci fosse una legge nautica che mi dicesse che tutte le lampade sulle barche di pescatori devono avere, dico a caso, 10.000 watt di potenza, allora il discorso cambia radicalmente. Se io vedo una luce più debole, significa che l'oggetto è più lontano. Se invece è quella più brillante, invece vuol dire che l'oggetto è più vicino. Ecco, candela standard, questo è il concetto. Emettono sempre la stessa luminosità, emettono sempre la stessa quantità di energia. Utilizzando questa tecnica, ci si è accorti che le supernove tipo primo A erano un 25% in media, 25% più deboli di quello che ci aspettavamo. Cosa significa questo? Significa che erano più lontane.
se io mi aspetto di vedere la luce della la lampada del pescatore con una certa luminosità perché dico beh è lì, e invece la vedo più debole, non posso pensare che sia intrinsecamente più debole, perché è una candela standard, c'è la legge che mi dice che sono 10.000 watt, e quindi vuol dire che è più lontana. Ma un oggetto, come fa un oggetto a essere più lontano di quello che mi aspetto? Se il tempo, il delta T dal Big Bang è 13.7 miliardi di anni, significa semplicemente che l'oggetto appunto è più lontano perché c'è qualcosa che l'ha fatto andare più lontano e che la sua espansione quindi non è rallentata ma è accelerata. Questo è poi stato il concetto. E per fortuna che erano due gruppi, eravamo due gruppi che non si parlavano, ma non perché fossero antipatici, no? Cioè, per amor di Dio, ma proprio perché gli esperimenti devono essere condotti in modo completamente indipendente, autonomo, perciò c'è il rischio di, capite, no? C'è cross-talking, non va bene. E quindi in qualche modo, quando a un certo punto uno dice ma abbiamo trovato questo, abbiamo sbagliato da qualche parte, e abbiamo chiesto agli altri, fanno anche noi troviamo così. Allora la cosa è andata male. Ne parleremo un'altra volta, dai, la prossima volta che vieni, veramente. Adesso c'è. Ah, ecco, la cosa importante è che Sol Permuth e Branch Rees nel 2011 hanno premio Nobel per la fisica per questa cosa. Lo so, tu c'eri lì vicino. Allora, avanti. Buonasera. Buonasera. Allora, nel collasso delle stelle ci sono delle stelle più piccole che diventano nane bianche, poi la stella a neutroni dove c'è il collasso dell'atomo, diciamo. Nel buco nero, secondo lei, si arriva a un collasso dove c'è un brodo di quark o qualcuno pensa che si possa andare ancora a una cosa ancora più piccola, che venga collassato anche il quark, diciamo, penso alle stringhe o alle brame, quelle robe. Facciamo il Sole, abbiamo detto, sta bruciando idrogeno trasformandolo in elio e sta quindi formando, adesso nel Sole c'è un piccolo nucleo di elio. Questo nucleo di elio crescerà, ad un certo punto lui non ha nessuna reazione al suo interno che lo possa sostenere, perché il bruciamento dell'idrogeno in elio via via si trasferisce nelle zone un po' più esterne, attorno al nucleo. Quindi a un certo punto questo nucleo collassa. E quando si arresta il collasso? Quando si raggiungono le condizioni, in fisica si dice, di gas degenere. Un gas degenere di elettroni esercita una pressione che contrasta la gravità e la blocca quando il nucleo ha una dimensione di circa 10.000 km. E quella è la dimensione tipica di una nana bianca. Quando andiamo a stelle più grandi, e quindi dopo il ciclo protone-protone, poi c'è il re alfa che produce il carbonio, eccetera, 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 cosa accade? Che c'è la stessa situazione, a un certo punto il nucleo collassa su se stesso, ma è più massiccio. Nemmeno il gas degenere di elettroni riesce a bloccare, ad arrestare questo collasso. Quindi protoni ed elettroni si vanno a schiacciare l'uno sopra l'altro e che cosa fanno? Producono neutroni e neutrini, antineutrini in questo caso. Perché nel 1987 è stato fondamentale osservare la supernova nella grande nube di Magellano, di cui vi ho parlato diffusamente, anche se in altri ambiti? Perché lì si sono rivelati 25 neutrini, sono stati emessi 10 alla 58, ma se non sono stati rivelati da Kamiokande a IMB e un altro nell'ex Unione Sovietica, 25 neutrini, che sono quindi testimoni
di quel processo di neutronizzazione del nucleo, perché quando diciamo, gli elettroni si schiacciano sui protoni si produce il neutrone e vengono emessi antineutrini. E a questo punto è la pressione degenera del gas di neutroni che blocca il collasso. Ed è per questo quindi che ci sono, quindi abbiamo la nana bianca per stelle poco grandi come il Sole, 10.000 km, e la stella di neutroni 10 km, ma con una massa comparabile, cioè almeno una massa solare, ma anche 1.2, 1.3, 1.4. E come capite, 10 km vuol dire una densità pazzesca. Quando leggete che con un cucchiaino di materia presa da una nana bianca o peggio ancora la stella di neutroni pesa tonnellate, migliaia di tonnellate, è proprio perché la densità è elevatissima. Le dimensioni di un nucleo atomico sono 10 alla meno 14, 10 alla meno 15 centimetri. La dimensione dell'atomo è 10 alla meno 10, 10 alla meno 8 centimetri, scusate, ho confuso i... A volte uso i metri, a volte uso i centimetri. Allora, mettiamoci d'accordo, usiamo i centimetri. 10 alla meno 13 il nucleo, 10 alla meno 8 la dimensione dell'atomo. E lì in mezzo, quei 5 ordini di grandezza, è tutto vuoto. Ma in una stella di neutroni invece è tutto compresso, viene tolto di mezzo quel vuoto in qualche modo. Ecco perché diventa così densa. Esistono stelle in cui il nucleo è talmente grande che nemmeno la pressione dei neutroni riesce ad arrestare il collasso. E questo li fa andare dentro, in quell'orizzonte degli eventi, e crea il black hole. Cosa ci sia lì dentro non lo sappiamo. Quindi io ho impiegato circa 10 minuti per dirle che non lo so. Ma nel nucleo, nel protone, molto. Il protone e il neutrone che è fatto dai tre quarti. Anche lì ci sarà, se sono più piccoli del nucleo, ci sarà vuoto anche lì, penso, nell'atomo sto parlando. Non lo so, non ne ho idea, ma... Guardi, quello che accade dentro lì proprio è al di fuori della... ecco, quello che c'è dentro nella singolarità, quello che c'è dentro il black hole proprio è considerato qualcosa che è fuori dall'universo. Non ho, adesso io non so se sia un concetto, questo fuori dall'universo sembra più la sparata di un filosofo, che quindi va presa con cautela, anche se non è economista, però insomma... non si sa. No. Sono atomi stritolati, lei si affidi, lei citi Primo Levi, atomi stritolati, esattamente quello che accade. Una domanda che avevo fatto io. A università si parlava, no? Che noi se spegniamo la luce, ecco, in quattro dimensioni, spegniamo la luce e la luce si spegne. Se io però faccio in tre dimensioni e tiro via il tempo, spengo la luce e la luce non si spegne. Che cosa si fa? Se tu tiri via il tempo, cioè la quarta dimensione è il tempo, no? Se tu lo tiri via e spegni la luce non si spegne. No, è perché mancando il tempo, manca la causa effetto. Se non c'è, è quello che si parlava all'università giorni fa, che all'università si parlava di questa cosa. Se tu tiri via la dimensione del tempo, cioè tiri via il tempo, la luce che vai spegnendo non si spegne. Quindi all'università parlate di questa cosa. No, sai questo? Fatti restituire i soldi delle tasse. Anche lo dico tuo amico. Io ma è lui che l'ha detto? Sì, vabbè, ma adesso va.
No, ma se ci sono qua siamo aspetta, dimmi. Non si spegne la luce. Si sono andati via di prosecco e dopo. No, ma lo conosci, parmigiani. Eh? Parmigiani lo conosci. Sì, no, proprio non sono proprio che parlavamo. Sì, ma sono teorici, lascia stare. No, è che c'è una parte dei colleghi, quelli che non usano i telescopi, che sono teorici e quindi vanno in direzioni le più. È come se fosse brainstorming in continuazione. E quindi vengono fuori poi. Comunque tutte queste cose, poi ogni tanto c'è l'intuizione che fa veramente, che suggerisce a persone come me, che invece utilizzano i telescopi, di fare un'osservazione piuttosto che l'altra e di invalidare un modello piuttosto che l'altra. Ti saprò dire. Allora, altre domande? Chi è che va a fare domande? Prego. Mi scuso se faccio una domanda più banale invece, sì. Ma perché la velocità della luce è un limite impraticabile? Perché quando allora c'è la. Devi guardare le trasformazioni di Lorentz. M massa uguale M0 massa a riposo diviso la radice di 1 meno V quadrato su C quadrato. Man mano che tu ti avvicini alla velocità della luce, la massa, diciamo, efficace, quella che conta gli effetti del moto, non è più la massa a riposo, ma è la massa determinata nel modo che ti ho detto, e aumenta a dismisura, quindi non riesci più a muoverlo. Per cui quello è, per cui è un limite, come dirti, persino. C'è una, fammi vedere se lo trovo, non sono sicuro, se è qui. Eccolo qua. Qualcuno di voi è appassionato di Star Trek? Allora, c'è un colloquio che avviene tra Scotty, che è il capomacchina e l'ingegnere, e il capitano Kirk. Ogni tanto il Scotty chiama il capitano Kirk scocciato e gli dice: capitano, e lui dice: cosa c'è? Non posso cambiare le leggi della fisica. Anche nei migliori racconti di fantascienza ci sono le leggi della fisica che magari possono essere un attimino stiracchiate attraverso audaci speculazioni tipo Interstellar, che mi è piaciuto moltissimo. Però esistono dei limiti e questo è uno di quelli. E forse ho scritto sotto esattamente quello che gli ho raccontato a voce. Tutti gli oggetti dotati di massa diventano tanto più pesanti quanto più elevata è la loro velocità. Se la velocità tende a C, il loro peso tende all'infinito. Solo oggetti privi di massa, come i fotoni, possono muoversi alla velocità. Che dopo il voto del fisico cosa c'era? Quello è il problema, perché va bene, sì, è giusto la determinazione di Heisenberg che produce queste particelle virtuali, però noi vogliamo sempre andare oltre. E prima delle particelle virtuali cosa c'è? Chi ha mosso le particelle virtuali? Noi siamo abituati che una causa-effetto è una delle. Ah, è fantastico. Non c'era neanche tempo, è pleonastico domandarsi. Sì, io dicevo anche a Oppenheimer. Se non c'è materia, non c'è neanche tempo. Sì. Ho capito, ma lì prima c'erano le particelle virtuali. Noi sappiamo che c'erano sempre particelle virtuali o magari sono partite nel dato tempo. No. Ci sono sempre state. Sempre state. Solo che da un certo momento in poi, come come i cambiamenti di fase, a un certo punto c'è acqua, sempre acqua, poi all'improvviso diventa ghiaccio. E lì è successo qualcosa per cui a un certo punto una fluttuazione è andata, si è estremizzata,
Bisognerebbe partire per la tangente e non è più tornato indietro. Ma è successo qualcosa d'altro che ha controbilanciato. L'idea è che il contenuto energetico dell'universo sia stato una creazione, diciamo, a costo zero in qualche modo. Costo zero, detta da un politico è pericolosa. Detta da noi. Avete altre domande? Sì. Buonasera. In realtà lo stesso discorso del Big Bang può essere applicato anche ai confini dell'universo, se così si può dire, cioè che oltre questi confini, se si può parlare di confini, insomma, lì c'è questo vuoto, diciamo. Non saprei definire oltre i confini dell'universo. Cioè, dato che è sempre in espansione, cioè oltre quell'espansione ci sarà qualcosa, probabilmente. Lei sta pensando all'universo che si espande dentro qualcosa, no? E no, perché sennò allora sarebbe quello l'universo. No, l'universo si sta espandendo e non c'è. Deve immaginare una sfera, no? Che si sta espandendo, ma l'universo non è quello che è contenuto nella sfera, è solo la superficie, va bene? Quindi lui si espande, ma l'universo è la superficie della sfera non è che si sta espandendo in qualcosa, sta aumentando la sua dimensione e basta. Se vuole è la sfera che si sta espandendo in qualcosa, ma la sfera non è l'universo, è solamente la superficie. Quindi l'universo si crea con l'espansione, dice. Come diceva Einstein, certamente. Basta, non vedo nessuna domanda, nessuna mano alzata. Ci salutiamo qua e ci diamo appuntamento per la prossima volta. Ciao a tutti.